E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 18° episodio di Pokémon Nero. Andiamo subito! Eccoci qui ragazzi. Allora, eravamo rimasti qua a Mistralopuli che... Raga. Zitti, noi tocca. Ah, io non mi ricordo gli strumenti che c'erano loro, però ora vediamo subito. Tocca fare la palestra, va, Carbonella. Ok, lui c'ha Carbonella. Nessuno. Conigli di esperienza e conigli di esperienza. Va bene. Io direi un attimo di prendere il conigli di esperienza a lui, darlo a Maresh, signori bellissimi. Poi Kaiman, prendi e lo diamo a Frog. Ok, signori, ok. Ma siccome la palestra tipo ghiaccio, penso sia, ragazzi, penso proprio di sì. Ora, prima di tutto, vediamo un attimo nella borsa se abbiamo il tutto. Super pozioni. Iper pozioni, quante ne abbiamo? 8. Cura totale 11. Direi di andare a fare un po' di spesa, ragazzi. Direi di fare un po' di spesa. Innanzitutto, come state, ragazzi? Vi è piaciuto il videozzo con Embor, l'evoluzione pazzurda di Embor? Ma se ricordo era questo qua sopra, vero? Ok, io direi un po' di super pozioni da comprare. O 16, anzi altre due pure. Iper pozioni fai 7. E revitalizzanti che secondo me ci serviranno, ragazzi, e le compriamo. Altre due le compriamo. Antidoto ce n'ho 4, quindi altri 3. Antiparalisi fai altri 3. Sveglia fai una in più. Antiscottatura va bene. Gelo va bene. Fiume di fuga non ci interessa, va benissimo. Però totale ce n'ho 11. Le pozioni non servono più a un certo livello, ragazzi. Poi non lo so se voglio utilizzare le pozioni, sinceramente, però. Ma non era primavera, vabbè, cambiavo così stagione incredibilmente pazzurdo, ragazzi. Ok. Allora, io direi proprio di iniziare, ragazzi. Penso di giocare soltanto con Pyro, siccome è tipo ghiaccio, se no. Tipo ghiaccio è soltanto Pyro, ragazzi. Mi l'ho ucciso. Forza. Palestra di Mistralopoli, capolestra Silvestro, la maschera di ghiaccio. E infatti, ragazzi, è proprio così, ragazzuoli, bellissimi. Allora, ecco, prendi questa acqua fresca, grazie. Il ghiaccio si può sciogliere con il fuoco oppure distruggere con la lotta. O ancora, polverizzare con l'acciaio e la roccia. Ah, vedi? Quindi aspettate. Noi abbiamo anche breccia, ragazzi, come mossa, quindi... Sì, la facciamo imparare a Kaiman. Io direi di togliere Morso, ragazzi. Morso. Ok. Poi Fango Bomba. Combazia, Ombra Artigli, Nemesi. Flash, Invertivolt. Battiterra non è male, eh? Attenzione. Non so se lo impara. Lo impara Frog, signori. Però non so se già lo imparava, lo sapete? È fisico? Frog che cos'è? È speciale, ragazzi. Devo vedere un attimo. Spacca roccia, vabbè. Vediamo un attimo se Frog, ragazzi, è speciale o no. È speciale, è speciale. È più speciale. Questo invece è più fisico, quindi breccia va benissimo. Embor è più fisico, ragazzi, di tantissimo. Infatti è tutto fisico, ciò. Va bene, io direi anche di iniziare, ragazzi. Andare di qua, penso. Ok. Ma non mi ricordo assolutamente la strada, ragazzi, perché è proprio... Cioè, non mi ricordo niente di Pokémon Nero, raga. Sinceramente parlando, proprio zero, quindi è tantissimo, non ci devo... Emiliano. Ciao. Benissimo, benissimo. Io direi anche di usare l'idrocarica qui, ragazzi, tranquillamente. Non ci facciamo problemi inutili, secondo me, ragazzi.
questa palestra di ghiaccio la affronteremo easy proprio, penso. Poi non lo so, tocca vedere, che le sorprese ci stanno sempre, ragazzi. Allora, 301. Vai. Ancora Cuccio. Ma sai cosa non ho visto? L'Elisir, se ci abbiamo. Tipo quelle mosse o robe del genere. Casomai torno indietro di quello poco. Che non ce la facciamo noi. Pyro. Ma potrei fare anche Sberlotese, secondo me. Dragonal. Questo è acqua ghiaccio, ragazzi, giusto? O è soltanto ghiaccio? Lo scopriremo. Nitrocalio. Ok, super efficace, quindi ghiaccio. Ok. Non mi ricordo manco da chi si evolve questo qui, ragazzi, sinceramente. Ok. Un po' di punti anche a loro, ai miei amici Pokémon, ragazzi. Allora, andiamo di qua. Che gira il Parapim. E fa così e andiamo a sfidare questa signora qui. Vuoi farmi d'avversario? Tazzozzone, vuoi farmi? Ma che cosa dici? Io non lo so, ragazzi. Ancora Cregonal. Livello 37. Pyro livello 37, se non sbaglio. 38? Forse 37, sì, 37. Chi era il 38? Schermo, luce, attenzione. Attenzione, ragazzi. Nitrocarica di Emboar. E lo shottiamo. Benissimo, 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 ragazzi. Poi facciamo un po' di XP che nessuno sale. Incredibile. Va bene così. Andiamo avanti. Oh, qua devo dove andare. Ah, ok, basta che faccio così. Ok, sfidiamo anche contro questo. Contro questo tizio malefico, bruttissimo. No, scherzo, è porello. Che si chiama Andrea. No, Gaetano. Non so perché ho detto Andrea, ma è il primo nome che mi viene in mente. Ragazzi, comunque, ditemi se volete dopo Pokémon nero un altro Pokémon o qualcos'altro proprio. Scrivete nei commenti che Pokémon volete, anche un'altra serie, magari FIFA, Minecraft, robe del genere. In Zoom Eleven, cioè tutto. Allora, qui come devo fare? Vediamo un po'. Ma intanto andiamo a sfida questa qui, ragazzi, così ce la togliamo. Sì. Ce la togliamo veramente nel senso de... che ce la togliamo, ok. Va benissimo. Cuccio. Vai con Pyro. E forse dopo questa lotta, ragazzi, Pyro va a livello 38. Penso, non lo so, non so quanta esperienza mi può dare questo Cuccio, ma penso poca, non tanta. Invece livello 38 ce la fa, ce la fa. Vanilish, va bene. Quante nitrocariche ho, ragazzi? 14 ancora, va bene. Tanto serve una nitrocarica per shottare tutti, ragazzi. Quindi non serve manco tanto alla fine. Forse poi inizio a usare un po' Sberletese quando inizia ad avere tipo 10 o 8 nitrocariche, ste robe qua. Allora, qui scendiamo. Scherzavo, perché devo fare così. Poi qua faccio così. Qua penso di fare così, ragazzi. Proprio così. Ok, non è tanto difficile, ragazzi, da quello che sembra. Ok. Andiamo avanti. Pensa se casco di sotto e muoio, ragazzi. Pensa se succedeva, tipo, che devi essere proprio tu preciso a saltare, tipo. E se non... se non saltavi, cascavi giù di sotto e ricominciavi da capo. Oppure morivi. E devi riniziare proprio tutto il gioco da capo. È una cosa fantastica, se non potrebbe essere. Oddio, rinizia il gioco da capo, però è due palle, però. In realtà, secondo me i giochi Pokémon sono proprio belli all'inizio. In mezzo, dopo un po', secondo me, è sempre uguale. E la fine pure è bella, ovviamente.
Però secondo me la parte iniziale è la cosa migliore dei Pokémon, ragazzi. La scelta dello starter, le prime palestre, i primi catture, tutte del più. Poi quando è randomizzato secondo me è ancora più divertente, perché non sai chi ti capita. Non sai chi ti capita. Infatti secondo me è molto carino con una cosa del genere. Ok, sono entrambi saliti a livello 35, ragazzi. Perfetto così. Va bene. Allora, qui è un casino ora, perché se io vado qua sotto che succede? No, questa era quella... Ok. Ho sbagliato, mi sa, ragazzi. Ok, no, non ho sbagliato per niente. Qua faccio così. E qua andiamo qui sopra. Ok. Poi devo premere qualcosa per far girare e poi... No, mi stavo sbagliato. Boh, vediamo. A Vanivish non so se fare sberle pesa. Quante nitrocariche abbiamo? Ma sicuro ce ne dobbiamo tenere più di 6. Per il capo palestra, ragazzi. Ok. Quindi più di 6 sicuro, ragazzi, serve. Ok. Cubgio. Ecco, Cubgio potrei farmelo con sberle tese, forse, raga. Ora vediamo. Sberle tese. Eccola, lo sapevo che faceva 2, ragazzi. Non so perché, ma mi sentivo dentro il mio cuore che ti giuro ne faceva 2. Non 3, ma 2. Va bene. Non fa niente. Ok. Qui ci dai l'esperienza. Ci ha tolto 20, comunque. Non è niente di che alla fine. Vediamo se è giusto, ragazzi. No, no. Mi sa di no, eh. Vediamo un po'. Ah, no, ok. Dovrebbe essere giusto. Ok, sì, è giusto, Oh, siamo arrivati, ragazzuoli. Siamo arrivati dal capo palestra. Attenzione, il capo palestra. Vedo nei tuoi occhi la determinazione a sfidare il capo palestra. Forza, vai. Silvestro, signori. Ricky contro Silvestro. Pam pam pam. Vanilish. Ok, nitrocarica, ragazzi. Vai, nitrocarica, signori. Ok, è andato. Beartic. Incredible. Bel Pokémon, ragazzi, questo è bello. Mi è sempre piaciuto questo orso. Orso polare dovrebbe essere, no? Infatti non l'ho sciolto, ragazzi. Bullo. Cazzo. Perché ora mi confonde, ragazzi. Io spero che attacca. In board. Vai, Pyro, credo in te. Bravo, Pyro. Mua. Bravissimo Pyro. Bravissimo Pyro. 1024 esperienze, ragazzi, ha dato. E Cragonal. Ma se ricordo, se uno cambia il Pokémon, ragazzi, io mi ricordo che la confusione si dovrebbe togliere, giusto? Quindi io lo tolgo. Ok. Quindi andiamo con Kaiman. Proviamo a usare un attimo Breccia. Ok, raggio Aurora e mi sa è morto Kaiman, ragazzi. Va bene, non fa niente. Va bene così. Rimettiamo Pyro. Sì, in questa palestra alla fine abbiamo giocato soltanto con Pyro, signori. Però sti cazzi, sinceramente. La palestra di tipo ghiaccio, come lo vuoi affrontare? Con l'erba? Quindi col fuoco, ovviamente. Siamo saliti anche di velocità, quindi penso che ora è una bella sberle tese. Iperpozione va benissimo. Sberle tese.
Ma stai scherzando? Ma quanto gli ha tolto, ragazzi? Ma quanto gli ha tolto? Comunque adesso la confusione non c'era più, ragazzi. Ok, abbiamo battuto Silvestro. Devo dire molto facile. Venditore dal cuore impavido, tieni queste per te. Ecco qua, ragazzi. Dovrebbe essere la settima medaglia. Attenzione! La settima medaglia. I volanti fino al livello 80 obbediranno ai tuoi ordini. Tieni questo MT. Alito gelido. Non l'ho mai usata come mossa, ragazzi. Però secondo me servirà per tipi drago questa qui. Infatti voglio vedere se qualcuno la può imparare. Brutto colpo assicurato, ragazzi. E nessuno può impararla. GG. GG. Usciamo. Oh, che bello scivolo di ghiaccio. Saltino. Saltino tattichino. Oh, Comor e Bell. Ricky, ne parlavo anche con Bell prima. Secondo te sono cambiato da quando abbiamo lasciato assieme Soffio Leve? Ho provato a riflettere su cosa voglio fare e su cosa dovrei fare. Ma non sono riuscito a darmi una risposta. Sono davvero diventato più forte o sono solo i miei paura a essere più forti? È tutto così confuso. Su Comor, non fare così, quel che conta è che siamo di nuovo tutti assieme. Ricky, io sono andato al Pomo Fan Club e devo cercare di capire cosa voglio fare e soprattutto di cosa sono capace. Chi c'è? Che modi? Io sono Belle e questo è Comor. Lo so che siete qui, fatevi vedere. Bravo capolestra di Mastropoli, sei degno della tua fama, come hai fatto a scovarci? Noi che siamo ombre, noi il trio oscuro. Volevamo riferirlo solo a Ricky, ma pazienza. Diegis, ho un messaggio per te. Vieni alla torre Draco Spira. N ti aspetta lì, così ha detto. La torre Draco Spira? Che significa? Spiegatemi. Voi due, se siete qui per sfidarmi, allora dovete aspettare. Ora devo andare alla torre Draco Spira. Vengo anch'io. No, tu no! Vengo anch'io. No, tu no! La torre Draco Spira si trova a nord di qui, se non sbaglio. Ok. Oh, e cosa faccio adesso? Mi sa che seguo la corrente e vado anch'io alla Torre Draco Spira. È qui a nord, vero? Sì, cara bella. Allora, noi invece, ragazzi, andiamo a curarci i Pokémon. Cosa molto interessante e pazzurda, devo dire. Una cosa molto eccezionale. Allora, curiamo i Pokémon. E secondo me ci possiamo anche fermare qui nel videos. Ok? E fare la torre Draco Spira nel prossimo episodio, ragazzi, che secondo me è ancora più interessante. Suoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate, iscrivetevi e vi aspetto nel prossimo video. Ciao belli!